Buon pomeriggio e buona sera del Sud Brasileira, seconda settimana del mio viaggio in Brasile. Oggi sono a Salvador de Bahia, la terra della capoeira, della poesia, della letteratura, del candomblé e della grande musica. Venire a Bahia e alloggiare in uno di quegli albergoni turistici, tutti vetro e cemento, non era proprio il caso. Così ho scelto una tipica pousada, un'abitazione privata trasformata in albergo, che offre non solo un contatto diretto con la città e la sua atmosfera, ma anche il pregio di non avere prezzi folli. E dove potevo trovare un'autentica pousada se non nel centro storico, nel famoso quartiere Pelourinho? Il Pelourinho è da vivere sempre, ma specialmente il martedì sera, quando si rivela la travolgente anima africana, baiana e selvaggia. Qui si balla la musica degli Olodù, il gruppo di percussionisti più famoso al mondo. Ecco il vero ritmo di Salvador de Bahia. Cercheremo di mantenere questo spirito gioioso anche durante i nostri consigli di viaggio, le mete per il relax, per l'avventura, quale libro mettere in valigia e le occasioni last minute. Ci vediamo subito dopo il nostro primo viaggio qui nel cuore di Bahia, a Pelourinho.